Cari ragazzi e ragazze, ben ritrovati qui ancora una volta su Inside the Palma con il vostro palmoso di fiducia e bentornati anche in questa nuova puntata di Rece Flash, una sottorubrica di Parliamone in cui andiamo a parlare per appunto di un film, anche se in maniera un pochettino più asciutta e riassuntiva. E oggi voglio parlarvi di lui, The Kingsman, Le origini, uno dei film che più di tutti, insieme ad altri colleghi per carità, ma senza ombra di dubbio uno dei più disastrati e più colpiti in assoluto dalla pandemia. Anche questa è una pellicola che originariamente doveva uscire a inizio 2020 o se non addirittura anche prima, ma poi per tutta quanta la serie di motivi che tutti quanti ben noi conosciamo, il film è stato posticipato e riposticipato e riposticipato di nuovo. E a tratti sembrava che di questo The Kingsman fosse rimasto un lieve pallido ricordo lì in lontananza, ma finalmente dopo mille peripezie è riuscito ad arrivare in sala. Per fortuna. E dico per fortuna perché The Kingsman, Le origini, è un film verso cui io inizialmente non è che avessi poi così tanto né interesse né curiosità di andarlo a vedere. Certo, ho apprezzato i primi due capitoli, ma che in realtà sono i capitoli successivi, perché questo The Kingsman, Le origini, va a piazzarsi cronologicamente prima dei due capitoli con Taron Egerton come protagonista, per intenderci, Secret Service e Il Cerchio d'Oro. Ma comunque, a parte questi dettagli, è il terzo capitolo della saga di Kingsman. I primi due li avevo apprezzati, verso questo avevo della sana curiosità. Ma sono felice di constatare insieme a voi che The Kingsman è un film d'azione a 360 gradi, che prende tutto quanto quello che di buono avevano i primi due capitoli, secole però, insomma, beh, ci siamo capiti, e riesce addirittura a migliorarli sotto tutti quanti i punti di vista, sia per quanto riguarda le scene d'azione, che qua sono molte e tanto diversificate, sia per quanto riguarda l'impianto registico e i movimenti di macchina da presa, addirittura in alcuni punti della pellicola, talmente immersivi che io stavo veramente per quasi sentirmi male, e soprattutto anche da un punto di vista di coinvolgimento emotivo, questo The Kingsman saccagna veramente molto molto duro. Per cui ve lo posso garantire, se avete apprezzato i primi due The Kingsman, Secret Service e Il Cerchio d'Oro, con tutta probabilità adorerete questo Le origini, perché come abbiamo appena detto, sotto tutti quanti i punti di vista riesce a superare i suoi predecessori e a migliorarli. Forse, e dico forse, l'unica cosa che un pochettino va a scricchiolare sta nella sua contestualizzazione e nel suo concept. E perché dico questo? Perché se in Secret Service e Il Cerchio d'Oro ci muoviamo comunque nell'ambito degli agenti segreti, di film che seguivano tanto la falsa riga di un 007 con nemmeno poche tinte da Mission Impossible, qui invece, certo lo stile rimane quello, ma viene aggiunta una notevole quantità di fantapolitica che per alcuni potrebbe essere qualcosa di molto interessante ed affascinante, per altri potrebbe risultare essere, come magari effettivamente è, una vera e propria tamarrata spiattellata in faccia allo spettatore. Per cui forse è questo l'unico elemento che mi sento di criticare in questo film, il suo pretesto un po' tanto macchinoso e a tratti poco credibile, ma per tutto quanto il resto che lo riguarda, The Kingsman, Le origini è un film divertente che sa intrattenere dall'inizio alla fine e che riesce a divertire e ad emozionare per più di un motivo. Per cui, sotto questi punti di vista, io non posso certo esimermi dal promuovere questo film con un voto che secondo me si potrebbe assestare anche su un bel 8,5. L'ho già detto, ma ripetita iuvant. Fondamentalmente parliamo di un film action abbastanza tamarro e a tratti ignorante, ma che vi assicuro, sotto questa scorza, riesce a regalare molto molto di più allo spettatore. Ed inoltre, se avete apprezzato i precedenti due capitoli, questa è una tappa a dir poco imprescindibile. Poi, chiaro, se siete alla ricerca di un film che ti racconti uno scenario fantapolitico con tutti quanti i crismi verosimile e che magari possa addirittura sorprenderti, soprattutto voi che siete appassionati e conoscete bene la storia, probabilmente Kingsman Le origini non farà per voi, ma è anche abbastanza chiaro, questo non voleva essere un documentario storico, bensì qualcosa che prende spunto dalla storia reale e ci mette in mezzo una trama fantapolitica, ma costruita veramente bene. Per cui, cos'altro posso dirvi? Finalmente questo film è arrivato in sala, e io sono qui per ricordarvelo, non dite poi che non vi avevo avvisati, eh? E su questo conclusivo e spassionato invito di dare una possibilità a questo The Kingsman Le origini perché vi saprà regalare più di una soddisfazione, basta, anche per oggi è tutto. Grazie mille infinite per avermi seguito anche oggi fino alla fine di questo video. Veramente, vi amo 3000. Noi ci rivediamo con un prossimo video, sempre qui su Inside the Palma, con il vostro palmozzo di fiducia. Alla prossima, e buon The Kingsman, Le origini a tutti.